Eccoci, allora, di nuovo live, dovrebbe essere, Eccoci. ecco, ok, dovrebbe funzionare tutto. Ben ritrovati, buonasera, ancora da Buonasera. casa, ancora in mezzo lockdown. Questa fase 2 è più confusionaria della fase 1, diciamo così, però fatto sta che stiamo procedendo un pochino. Ecco, allora, questa live si vorrà concentrare soprattutto su due tematiche che sono il Tesla Model Y, la Model Y, e il nuovo Semi, il Tesla Semi, che è il nuovo camion, la nuova motrice di Tesla, che dovrebbe arrivare tra un annetto circa da quanto ho letto. Perché ne parliamo anche del Semi? Perché sono usciti i primi video dell'accelerazione e sono una cosa sbalorditiva. C'è qualcuno che addirittura ha già iniziato a fare i meme con scritto bene, andiamo con il camion a dar lezione alle supercar. E sarebbe Davvero. sinceramente davvero divertente, insomma. Allora, ciao Antonio. Anche noi siamo impazienti di ripartire a pieno ritmo, almeno io, perché il sottoscritto continua a guidare, a viaggiare, a lavorare, Sì. e quindi tu Quindi la nostra standard range cammina lo stesso. sta continuando ad accumulare chilometri. Accendiamo la luce, ecco. Mentre invece io sono sempre qua a casa e non vedo l'ora di prendere la macchina e fare un'oretta, anche di più, di viaggetto, magari verso il mare, come ho detto nell'ultimo video. Allora, io ho preparato, innanzitutto volevo cominciare vedendo un attimino quali sono ad oggi le possibilità di ordine di acquisto di Tesla Model Y. Mettiamo, ecco, così almeno si vede meglio. Cliccando, questo è il sito ufficiale di Tesla, ovviamente, e vediamo che andando ad ordinare troviamo fin da subito, come è successo per Model 3, le due versioni premium, chiamiamole così, ossia la long range e la performance, con un prezzo che parte da 63.000 euro. Subito, prime impressioni, perché io ho davvero dubbi, vorrei sapere cosa ne pensate anche voi, quelli che ci stanno seguendo, su questi cerchi Gemini Wheels. Allora, io a me, sinceramente, vedendoli così, non è che mi convincano granché, vanno sempre visti dal vivo, ovviamente. Però ho visto il cerchio sotto, quindi questo è l'equivalente degli aero sulla Tesla Model 3, togliendo questa copertura con questo nuovo disegno. Il cerchio sotto, devo dire che non è assolutamente male. Io non l'ho visto. Però invece tu non hai visto quello sotto, però invece la copertura così, No, a me non piace. perché io ora Se la per facevano uguale, non. Sì, beh, quello, io sono un amante del cerchio scuro, quindi questo. Certo è che andando avanti troviamo il cerchio nero, gli interni sono identici, anche
Ah no, ecco, vedi? Soltanto sulla performance allora. Ah, questi Ah, sono, ah, ma ecco. questi non sono coperti. No, questo qui è proprio il Bello cerchio. questo. Sì. Questo è per strano perché ero convinto, se sapete qualcosa, scriveteci qua. Ero convinto che anche per la versione longre. Ma no, sono convinto perché ho visto i video in America che anche per la versione long range c'è un cerchio simile a questo qua che vediamo sulla performance, ma di un pollice più piccolo, mi sembra, che infatti mi piaceva di più, mi sembrava Magari l'hanno più. levato come Magari, insomma, opzione. per adesso che insomma, siamo agli inizi, non so. Detto questo, lo si vede ad occhio, l'hanno detto tutti, Model Y è una Model 3 gonfiata, no? Cioè, ha tutte le forme di Model 3, ma in una forma più grande da SUV. Quali sono le differenze oltre ai cerchi, le cromature che passano Ah, da subito nere. argentato a nere, quindi abbiamo tutti i dettagli, no? Ah, In nero bello. opaco, se non sbaglio. Beh, sì, ho Sì, c'è visto. tanti che su Model 3 levano, Esatto, fanno il fanno, wrap oppure. appunto, qui è già wrappata. Quello e altre due differenze sono il tetto che è tutto vetro e non ha più il montante centrale che va a dividere in due il vetro praticamente, e altra differenza il portellone. E qua andiamo al video che ho trovato di ecco, Antonio ci dice, aspetta, torniamo quindi Devi dunque, andare avanti con la configurazione. ci dice che nero è più bello e sono d'accordo, devo andare avanti, allora proviamo, abbiamo long range successivo, Eccoli. ah ecco, grande Antonio, grazie, Ah sì. eccoli qua, quindi questi Gemini Wheels e Sì, ma questo è un Induction cerchio, però Wheels. non è Quello un... È bello questo. praticamente hanno invertito, no? Sulla Model Y cosa hanno fatto? Hanno fatto gli aero, continuiamo a chiamarli così, argentati. E invece il cerchio vero, quello in lega, nero. E questo sinceramente a me Bello, non dispiace. questa versione Questo così mi piace, bianca, tutte con le cromature nere, cerchi cioè neri. sono 2.100 euro di cerchi, non Lo sono so. pochi, però secondo me su Model Y merita spenderli Eh sì, piuttosto che perché rispetto agli Aero sulla Model 3. Insomma, secondo un cerchio da 20 sulla Y non ci vuole. la versione così bianca, cerchio nero, è veramente bella. Poi noi siamo amanti del bianco di Tesla Sì. che ha delle sfumature pazzesche in base all'ora del giorno e a noi piace il bianco. Poi è logico, piacciono tanto, sì, e costano un po', in effetti, non possiamo non rilevare questo, però La Model probabilmente merita quei 2.000 euro, insomma, su una macchina poi che costa sempre. Ecco, probabilmente fateci sapere anche voi cosa ne pensate, con le cromature tutte nere, i colori scuri, cioè diventa proprio una Batmobile, è davvero scura. Invece Model 3 rimane un po' più elegante forse, così è un po' più aggressiva, Comunque a ecco, me come. quel, non ci avevo mai fatto caso, ma quel
come si dice, via tutte le cromature e tutto nero non è male, anche pensando la Sì, Model sulla 3. Model 3, sì. Comunque, detto questo, qual è il vero punto di forza di Model Y, a mio avviso? Vabbè, non le banalità, è logico, è più spaziosa, è più comoda perché è più alta rispetto a Model 3, ma il vero punto di forza, la vera cosa in più che manca su Model 3 è assolutamente, ho sbagliato, questo bagagliaio. Sì. Cioè, avere un accesso così ampio, libero, ci manca su Model 3. Perché in effetti, Sì, è profondo, però ti devi infilare dentro esatto, cioè, praticamente per per dire andare due a prendere cose. bisogna allungarsi e insomma, questa è tutta un'altra faccenda. Un dettaglio che in alcuni hanno rilevato, soprattutto gli amici americani che già l'hanno ritirata, è la mancanza della cappelliera. E dicono che essendo poi tutto vetro, se uno guarda, vedi cosa hai nel bagagliaio. Sicuramente poi arriveranno degli accessori aftermarket con delle cappelliere, però voglio dire, è anche un'auto alta, non è che Sì, uno. non è che uno va a vedere. E comunque davvero, davvero spaziosissima Model Y. Vediamo anche con i sedili abbattuti. Davvero possiamo metterci un materasso e dormirci. Bello, sì. Cioè, è veramente spaziosissima, spaziosissima. Poi gli interni ovviamente sono i medesimi Di Model di 3. Model 3. Hanno detto alcuni primi owner che la guida è sempre ottima, insomma, sempre solite cose. Allora, noi di Model X, io di Model X ho visto sempre quelle 6 posti, quindi ecco perché non ci ho mai fatto caso. Ah, Che, sì, eh. ecco, sì. Perché giustamente 6 posti con i due con la fila in fondo non aveva senso mettere la cappelliera. Volendo, in effetti si possono applicare sia delle Sì, l'ho pellicole viste, l'ho e si viste. può anche addirittura c'è quella sorta di spray, non mi ricordo come si chiama, È tipo che l'avevo visto io per fare i cerchi alla nostra vecchia macchina. È uno spray che viene tipo un wrap, però non a pellicola, ma a spray, che poi lo puoi togliere e viene via come come se fosse fosse una una pellicola. plastichina, sì. Sì. E niente, beh, comunque ora, in generale Model Y a noi piace tantissimo, Sì, a me piace. cioè è probabilmente la Tesla definitiva, spaziosa, gli interni sono quelli minimal e moderni di Model 3, perché comunque Model S e Model X ancora hanno quell'impostazione più classica e poi anche in termini di efficienza, eccetera, eccetera, sicuramente è molto interessante. Certo, e poi Ricordiamolo. hanno l'apertura del trunk and frunk automatizzata. Ah, no, giusto, del Ah, Frank, no, ah no? no, Ah, Frank no. vabbè, lo stesso. Quello c'è Gabriele Morra che ce lo installa. Allora, volevo soltanto dire un'altra cosa prima di passare ad altro e se poi magari ci saranno altre domande, fateci le domande nei commenti qua, che Model Y sarà il primo
modello Tesla costruito nella Gigafactory di Berlino, nella Giga Berlin, così chiamata da Elon Musk. E rispetto alla produzione americana avrà un procedimento differenziato per quanto riguarda la tinteggiatura, poiché ci saranno per il mercato europeo, ci sarà una maggiore attenzione, maggiori strati per far sì che la vernice sia più adatta, no, alla domanda, alla richiesta europea che è generalmente, tradizionalmente più attenta a certi dettagli. Allora, abbiamo Teo che ci fa una domanda, su Autopilot. Te la rigiro a te. Beh, io quello che trovo, più che della velocità, quello che trovo a volte fastidioso è la messa in messa in carreggiata, sì, l'allineamento, il fatto che molto spesso io ho attivate le segnalazioni acustiche, quindi è sempre un continuo quando esci di carreggiata. No. Allora, è inutile. Noi dobbiamo dare delle informazioni che siano il più corretto possibile, il più oggettivo possibile. Qua non è un difetto, un errore di Tesla, no, è semplicemente lui che in autostrada, specialmente in questo periodo che non c'è molto traffico, non sta in una carreggiata, cioè va di qua, va di là. Io ci sto in carreggiata. No, però... allora senti, se no non si attiverebbe di continuo il mantenimento della corsia. Io ho detto che quando ci si sposta da una corsia all'altra, poi si mette anche la freccia. Teo ha chiesto se ci dava fastidio, diciamo, il cambio della velocità, sì. Ok, in base ai limiti. E io ho detto che quello mi dà meno fastidio che dell'avvertirmi sempre se sto andando 10 centimetri vicino alla linea di mezzeria. Ho capito quello che volevi dire, ma dico, quello è giusto. Comunque, che lo faccia, perché altrimenti non sarebbe un'auto che ha 5 stelle, il massimo Euro NCAP. Sarà di più te che di vederti guidare dritto, forse, non lo so. Va bene. No, dai, su questo bisogna essere sinceri, se no... Allora... La batteria da quanti chilo? Allora, stavo proprio cercando di vedere un attimo, ma non mi ricordo, perché... L'avevo letto, ma non mi ricordo... Ma l'autonomia fatto quanto sta... Che l'autonomia sono 505 km sulla long range, sulla performance sono invece 480. Allora 500, quanto hai detto? 550? 505. Allora una batteria tipo la long range della Model 3? Beh, conta, sarà un po' di più, questa è più pesante. Sì, comunque sicuramente arriveranno, ci sono già online, sicuramente adesso non me lo ricordo sinceramente. O sempre Teo, o comunque che quando si attiva l'autopilot questo imposti in automatico la velocità del limite su quella strada. Sì, questo qui lo trovo scomodo io. Quando, per esempio, siamo in un contesto in cui la velocità che stiamo tenendo non è al massimo del limite, e mettendo l'autopilot fa subito l'accelerata per raggiungere il limite.
sì, ecco, perché lui, quello, vuole, lui si stabilizza al limite, no? Quello è un po', e quindi dopo, appena si mette l'autopilot, bisogna regolare con la rotellina la velocità. Sì, poi anche quello lì dipende da dove metti l'autopilot. Un conto è in autostrada, esatto, che anche se ti fa l'accelerata, capisco che invece se lo fai in una strada cittadina, come capita più come spesso, capita, per esempio, io una cosa che all'inizio mi faceva, quando provavo l'autopilot, mettevo l'autopilot senza rendermi conto che nelle strade cittadine dove guido io ci sono tante rotonde, e mi avvicinavo sempre alla rotonda e la macchina andava come un razzo. E quindi, insomma. Sì, ho fatto l'ultimo aggiornamento, ma non ho visto nessun cambiamento. Anche noi abbiamo fatto l'ultimo aggiornamento l'altro ieri e non c'è nessun cambiamento, niente degno di nota. L'aggiornamento è stato fatto per apportare delle modifiche per quanto riguarda la visualizzazione dei video Sentry Mode e della dashcam on board. Ci sono ancora qualche bug, un po' meno di prima, ancora non è tutto perfetto, però quell'aggiornamento era mirato a quello. Sì, ho letto su qualche forum che qualcuno dice che nota la differenza della precisione a monitor della segnalazione dei pedoni oppure delle macchine, però io sinceramente non ci ho fatto caso. Ora sinceramente da quando abbiamo fatto l'aggiornamento siamo a casa, quindi Alessandro, quando si aprirà la nuova fabbrica a Berlino, pensate che i prezzi si abbasseranno di listino? Secondo me no. Secondo me neanche. No. Questa la vedo, secondo la me, vedo un po' dura. Secondo me l'unica cosa che può cambiare è la qualità dell'assemblaggio, che migliorerà sicuramente. La sì, qualità dell'assemblaggio qualche prolo. Sì, sì. Comunque, ci sarà l'impronta europea. Per quanto mi riguarda, trovo molto importante la Giga Berlin, non solo per il fatto che faranno le nuove Tesla direttamente in Europa e tutto, ma anche per un fatto di produzione di batterie made in Europe. È un argomento di cui mi occupo fuori da Team Delfinium, nel senso... Non sono argomenti che credo interessino alla maggior parte delle persone di voi che ci seguite, però dietro l'auto elettrica c'è un vero e proprio sistema, una supply chain. Mi sono incartato. Non so che volevo dire. Una supply chain globale. Che va a, insomma, anche in termini di geopolitica, di produzioni, ci sono molte cose di cui discutere per quanto riguarda la produzione, ma vabbè, questi sono altri argomenti, non andiamo oltre. Scusate, volete dire che adesso legge i limiti di velocità? Li ha sempre letti, perché autopilot, se impostando l'autopilot, se si è oltre il limite di velocità, oltre una certa percentuale, e si può regolare quella percentuale dalle impostazioni dell'auto, l'autopilot diminuirà la velocità alla quale state andando. E tra l'altro si vede benissimo che legge i limiti, perché riporta il simbolo del limite, del cartello del limite di velocità, proprio sullo schermo. Sì, ora so nel mio caso, per esempio, io che intendeva, però girando
cioè usando anche l'autostrada svizzera. In Svizzera, per esempio, i limiti di velocità, ci sono dei tratti che oggi c'è 100 e domani ci passi e c'è 80. Sì, in E, Svizzera. oppure anche la mattina c'è 100 e poi il pomeriggio c'è il cartello 80. E ho notato che delle volte si incarta anche la macchina, anche Tesla, lo devo regolare io. Sì, perché poi ricordiamolo che c'è sì una lettura dei segnali con le telecamere, ma c'è anche un affidamento su Google Maps, che non è indifferente. Quindi ricordiamo che quando l'auto, per esempio, facciamo un percorso di montagna, l'auto riesce a capire quanta batteria, quanta energia andremo a consumare, quanta a immagazzinare con la frenata rigenerativa, proprio grazie ai dati di Google Maps, ai dati del rilievo. Infatti, Sapendo il dislivello, l'auto regola cioè riesce a prevedere il consumo di energia. io i primi tempi, quando dicevo a Gabriele, no, ho il 30% di batteria, ma mi fermo a caricare perché se no non ci arrivo a Melegnano partendo dalla Svizzera. E lui mi diceva, babbo, se ti dice che arrivi col 10%, ci arrivi. Ma io sapendo che c'era un tratto di tangenziale, quindi faceva i conti con i limiti che sono delle volte 70, 80, sapevo che non ci sarei arrivato perché in tangenziale a Milano, anche se c'è il limite di 70, 80, non vai a quella velocità lì. Infatti, meno male che tante volte ho caricato perché se no non ci sarei arrivato. Sì, ci Sì. sarei arrivato se andavo a 60 in autostrada. Allora, Teo, quando hai guidato la scorsa estate la Model 3 in noleggio da Gabriele di Electric Experience, hai trovato fastidioso che ad ogni cambio del limite cambi da solo alla velocità. Sì, però l'autopilot si regola in base al limite. Però, come abbiamo Puoi detto, ovviare a dalle questo, impostazioni si può regolare, no, oppure invece di viaggiare in autopilot, viaggi con cruise control, metti la velocità e quello, esatto. anche se ti cambia il limite, lei continua ad andare alla velocità che ti ha impostato col cruise control. È chiaro, Andiamo non avanti. sì. Allora, Antonio, ma il raduno a Parma si farà? Assolutamente sì, e non vediamo l'ora di farlo. A questo proposito, mi prendi un attimo lì sotto, ok? No, quell'altro, queste non le svegliamo, queste non le svegliamo. Ecco qua, questa è una prima bozza di locandina, diciamo così, era per domenica 22 marzo, ma come ben sappiamo abbiamo dovuto rinviare. Noi siamo pronti, anzi, continuiamo ad aumentare, quindi probabilmente dovremo apportare qualche modifica anche al percorso, perché Piazza Duomo a Parma è sicuramente bella, ma non è immensa. E per la risposta che stiamo avendo, magari dovremo apportare delle modifiche, vedremo. Comunque sì, si farà e non vediamo l'ora di vederci, di conoscerci e di passare un po' una giornata in Fra tranquillità, l'altro, insomma, divertirci. ieri sera io ero a caricare a Melegnano e non ho fatto in tempo a scendere dalla macchina, che si è avvicinato un proprietario di Model S che è sceso subito e mi ha detto: Ciao, ciao, ma te sei il babbo di Gabriele? Io ho Sì, visto i insomma, vostri video. quando lo vedete, salutatelo, così è Sì, contento. No, beh, ci fa piacere, certo. assolutamente. Che vi do subito un gadget. Allora, Lorenzo, i prezzi dovrebbero abbassarsi per il discorso tasse e
Teo dopo dice che già il 15% tra dazio e spedizione. Beh, sicuramente quelli sono costi che vanno a sottrarsi, no? Perché solo il trasporto dall'America Ma se poi fanno il all'Europa, conto però che dei costi magari dovremmo un po' per la vedere. maggiore Sai, anche i costi di costruzione della Giga Berlino in Europa, la manodopera qualcuno la deve europea, pagare. insomma, non lo so, può essere sì e può essere di no. So, secondo me c'è possibilità di tutto, Poi con però Tesla non si sa non. mai, è come la Standard È vero. Range. Noi, ormai chi ci segue già da un po', avevamo pagato il bianco e dopo una settimana il bianco non si pagava più. Sì, per fortuna ci hanno fatto il Sì, ci hanno rimborso, insomma. No, rifatto la fattura, hanno rimesso la fattura perché poi nuova col non prezzo. dopo una settimana, dopo 2 giorni Dopo 2 giorni, che sì. abbiamo fatto l'ordine, il bianco da 1.600 euro era passato a gratis. E quindi, insomma, andiamo avanti che abbiamo altre domande. Teo, Antonio, no, usa i limiti segnati da Google Maps. Sembra che invece tornerà la lettura dei cartelli dei limiti, speriamo. Teo, grazie perché molto informato e ci aiuti. Speriamo così in questo caso anche te in Svizzera non avresti alcun problema, come del resto faceva Autopilot, prima versione, credo. Prima non lo faceva prima del fermo. Questo non lo so. Chi suona quello strumento dietro? Allora, quello è il contrabbasso. Chi lo suona? Cioè, alla fine in Praticamente pochi, l'ho innanzitutto. comprato per lui, Sì. ma l'ha suonato un po' e... No, l'ho suonato un po' ogni tanto Sì, ogni tanto ci ci si mette... anche perché, insomma, qua il musicista di famiglia è lui. Sassofono, pianoforte, chitarra, un po' tutto, quindi è Però stato un po' il mio il maestro. contrabbasso Fare perché... le lezioni con lui però No. è difficile, Praticamente lui diciamo. quando niente mi sarebbe piaciuto che però sassofono non andava e ce ne avevo due e pianoforte tastiere non gli piacevano, ce ne avevo troppo in casa, 4, 5, 6, no. Chitarre ce n'era 3 o 4, ora l'ho fatte sparire qui, ma insomma non andava bene. Voleva studiare il contrabbasso che non c'era e sono andato a comprarglielo, ma e lì ogni tanto lo No, suono, vabbè, sì, ogni ogni tanto lo suono. tanto bisogna anche dire che il mio maestro saresti te, Sì, ma anche mica te sì. sei impegnato, Sì. insomma. E soprattutto quando poi magari ci mettiamo. Ah, dicevo, abbiamo il Il leone. gatto, siamo un po' cane e gatto noi due, facciamo i video bene. Però poi dopo dietro ne facciamo di tutti i colori. Allora, alla parata si può partecipare anche come passeggeri. Purtroppo non ho ancora una macchina elettrica. Teo, sì, potenzialmente sì, nel senso, quando avremo organizzato. Quando sapremo tutte le auto che parteciperanno e per ogni auto quante persone ci saranno, allora magari cercheremo anche Sì, di magari si chiede ampliare. a Esatto, chi poi, è solo se dà un per po' la esempio, qua a disponibilità. Parma abbiamo Simone, Stefano, hanno un Model X con tantissimi posti, tutti e Tra due. l'altro, sia bianca, nera, grigia, c'è cioè di tutti i Di tutti i colori. colori, quindi assolutamente sì, ci piacerebbe allargare anche perché lo scopo dell'evento è quello, cercare di condividere con quante più persone
e con tante persone che ancora non abbiano un'auto elettrica o non conoscano bene il mondo dell'elettrico. Ecco, quindi una giornata per stare insieme, per condividere. Alessandro, la consegna dell'auto a domicilio continuerà anche finita l'emergenza coronavirus? Bella domanda. Ma io non penso. Sarebbe bello che continuasse perché è un ottimo servizio, comodo per molti. Sì, a parte che mi sembra, se non ricordo male, che qualcuno poteva richiedere la consegna a casa, ma c'era un supplemento. Esatto, che è un supplemento di circa 1.000 euro. Ah, ecco. Ora, sinceramente, chi magari abitasse non nei pressi di Milano, Sì, Milano, Roma, la dove. consegna, sì, esatto, dove fanno un po' le consegne, la consegna a domicilio potrebbe essere sicuramente un'ottima opzione. Io spero che la continuino, magari a pagamento, però è un servizio, come vi abbiamo fatto vedere, di prima classe, insomma, questi tir chiusi, quindi un certo servizio che ci sta. Allora, a quanti chilometri pensate di fare il tagliando alla Model 3? Beh, il discorso tagliandi, sinceramente, non ci ho neanche mai pensato perché non ci sono tagliandi obbligatori. Quindi nel momento in cui tieni sott'occhio le cose che si consumano, quindi i freni, che noi, come ho fatto vedere Gabriele nelle foto Ecco, vi faccio vedere, abbiamo cambiato le gomme poco fa. E dopo 35.000 km c'è praticamente i dischi sono nuovi ancora, cioè non sembra che non abbiano fatto niente. Quindi dischi, Liquido dei freni. liquido detergente cristalli. Sì, no, ma c'è anche il liquido, quello che ne parlano sul gruppo a volte, il liquido. Non è. Tanto segnala, quando lo Sì, no, segnalerà, poi quello è dopo vero, si quello è guarderà. vero. Però a livello di chilometri che uno dice quando devi far tagliando, cioè nel momento in cui ti segnala qualcosa, allora poi prendi l'appuntamento e lo fai, ma se no non ci sono tagliandi obbligatori. Allora, Antonio, ah, ok, volevi dire prima del blocco della circolazione la mia auto non leggeva i cartelli. Ah, strano, perché a noi sinceramente li legge da molto tempo, nel senso, Sì, ti no, ricordiamo. Noi il simbolino del adeguarsi. limite c'è sempre apparso. Allora, mi raccomando, per il raduno una bella forma di parmigiano. Adesso vedremo un po', cercheremo di non farci mancare sicuramente qualcosa da mangiare, perché quello ci vuole sempre, soprattutto se siamo a Parma. Teo rispondi ad Antonio, non ancora. Quella funzione per i limiti di Google sono tutti sballati. Noi comunque, io ribadisco, i limiti di velocità li vediamo. Poi non so se siano letti da Google o dai cartelli, probabilmente da Google, però finora sono sempre risultati, anche quando andiamo nella zona 30, c'è 30, 50, tangenziale 90. Tra l'altro, in tangenziale abbiamo la tangenziale che ogni tanto è 90, ogni tanto è 70. E segna sempre il limite corretto. Meccanicamente parlando, l'olio dei freni va cambiato ogni 2 anni su Ah, ok. qualsiasi auto. Bravo, grazie, No, io ti avevo dritto. mi hai supportato. Lorenzo, che voi sappiate, c'è una statistica dei prezzi della Model 3 usata? La domanda vale anche per la S, mi piacerebbe sapere
dopo un anno di quanto cala il prezzo della Standard Range Plus o Long Range, grazie. Allora, mi ha inviato un messaggio su Telegram una settimana fa circa, una persona che mi chiedeva di fare l'accesso al sito di Tesla che ha, aspetta, apri un po' la porta a Pacoli, che è il gatto, che c'è questa funzione sul sito di Tesla che permette di valutare la propria auto, quindi anche la nostra, con i nostri chilometri, il nostro tempo di utilizzo, eccetera, eccetera, per vedere il valore attuale. Ah, non Io sapevo nemmeno. sinceramente non l'ho fatto perché l'avrei fatto per rispondere a quel messaggio, però poi mi chiedeva il PIN, mi chiedeva fare l'accesso perché poi ti ricontattavano, perché poi e allora ho lasciato fare. Una statistica, non lo so, sincero, io so soltanto questo strumento ufficiale di Tesla, per fare questa valutazione. Sicuramente non c'è paragone con una macchina. Sì, specialmente ora. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, specialmente ora uno compra l'auto nuova, esce dal E concessionario, ha già perso. 5.000 euro li hai già persi, cioè Sì, dipende proprio. che Sì, macchina compri. 5.000 euro sono un'utilitaria come no, una vabbè, 500, ho detto come una quella che ti ho cosa a lasciato a caso. te. Ho detto una cosa a caso, però. Allora, i tempi di attesa per chi ordina oggi una Model 3 Standard Range Plus? Bella domanda. I tempi d'attesa qui, se ti fai un ordine ora, per esempio, ti dice consegna giugno. Dovremmo vedere il nostro amico Lucchetto che ha ordinato la sua Model 3 come la nostra Standard Range, e usando il nostro referral, bravo. Ah, è vero, grande Luca, Quando bravo. Quando gli gliela arriva? consegnano, prova a fare. Adesso Ah volevo. no, ecco, Ah, davano ecco, agosto. consegna stimata agosto. Quindi Cavoli. mettiamo a tutto schermo. Vedete, consegna stimato agosto. Quindi adesso è maggio, Maggio, 3 mesi. luglio. Adesso, insomma, logicamente in questo periodo le cose sono. Allora, Teo, Gabri, sempre per il discorso limiti, sul libretto usa e manutenzione, c'è scritto che delle volte potrebbe impostare come limite quello della corsia di immissione a fianco. No, non lo so, non lo so, Non non lo lo so, bisogna so. provare. Io sinceramente non. Sicuramente se Ecco, quello che comprerai ho una notato. Tesla sarai prontissimo, su questo non Sì, c'è dubbio. comunque, Teo, ora che Se mi la viene in comprerai mente. utilizza il nostro referral, Sì, quello. Ma però ora che mi dici. viene in mente, a volte però io faccio anch'io, perché per chi non lo sapesse. C'è la velocità del cruise control che la imposti e la velocità invece come si dice regolamentare. Quindi magari se stai andando a 100 e in quel punto lì puoi andare a 120. Delle volte mi succede che non cambia. Allora io per non impostarla con la rotellina si va a premere su 120 e in automatico ti imposta la temperatura, sì, la La temperatura, la velocità. velocità a 120. Ah, ecco, appunto diceva a fianco della tangenziale a causa. Beh, oddio, per la precisione del GPS è davvero fantastica, eh? Noi non abbiamo mai avuto problemi,
anche io, e questo lo dico perché io spesso da Parma mi ritrovo a vedere tramite applicazione la sua posizione e vedo davvero, cioè, se fa la retromarcia al parcheggio si vede con precisione. Infatti quando mi segue la sua grill, perché ho bisogno di mangiare il mio panino XXL, babbo dove sei, che fai? Oh. No, ma figurati, sì, ma mi importa assai, semplicemente XXL. Quando sta tornando a casa, che quando arriva devo scendere per aiutare a portarli sulle borse. Fagli vedere, guardo, magari qualche uno non ha visto la storia ieri. Ah no, è vero, facciamo vedere, perché ovviamente il babbo quando torna dal lavoro porta qualche cosa buona da mangiare. Allora, soltanto un attimo, questa è una cosa... Abbiamo fatto la storia su Instagram eccola qui. Facciamo vedere. Ecco, questo è il Frank. E la mia amica Rebecca e collega ha fatto una storia dicendo: ma quali batterie la Tesla va a salami? Sì, e in effetti... Infatti, salami, gamberoni, mozzarella di bufala, anch'io, mozzarella di bufala dalla Svizzera. Ma però sono buone. Sì, no, sono molto buone. Allora, io direi adesso, vediamo poi un basta. Po', poi basta, discorso limiti chiusi, perché sto ma figurati, ci mancherebbe, siamo qui apposta... del GPS, non di Tesla, intendo del GPS in generale. Ma il GPS di Tesla, ho capito, forse di su Google Maps, però non credo. Teo, già due volte hai detto che siamo troppo simpatici. Non ci conosce, grazie. Allora, Sergio, ciao Sergio, con il navigatore Tesla si possono evitare le ZTL o le autostrade a pagamento? C'è l'opzione nella, non mi ricordo più in quale dicitura dell'impostazione. Nell'autopilot c'è, evita... navigazione. Navigazione. Sì. Come anche su Google Maps o anche per i navigatori tradizionali si può fare. Sì, escludere traghetti, autostrada a pagamento. C'è tre o quattro opzioni, non mi ricordo neanche. Però. Ma danno quel bel da mangiare, Frank. sarebbe bello che come gadget di benvenuto a Tesla facessi trovare a tutti un bel Frank pieno di cose buone da mangiare. Proprio l'altro giorno hai detto: ecco, sarebbe comodo avere il Frank refrigerato. Perché io a questo riguardo c'è una foto. Allora, com'è che l'hanno? Ford. Della nuova Ford Mach-E, la Mustang elettrica, il SUV, che ha anche lei una specie di Frank, e da buoni americani hanno fatto immediatamente, eccola qua, la versione barbecue, la versione, com'è che si chiama il... Old Wild West, ecco qua, ve la facciamo vedere, ecco qua, un Frank habitual... con la piastra... Sì, in base all'attività, perché qui abbiamo costine, non so, cosce di pollo. Qualcosa, No, ma se no abbiamo anche il ghiaccio con dei gamberoni, a quanto mi sembra. Quindi vediamo, ecco questo è il
Sì, poi credo sia tutta una montatura. Sì, sicuramente, però come Però birra refrigerata ecco, sarebbe bello. vedete, ecco, questo addirittura distribuisce bibite, magari per quando faremo Parma elettrica, cercheremo di studiare qualcosa di innovativo per fare qualche foto con i nostri Frank. Allora, Sergio, si può scegliere anche il percorso più... Ah, ovviamente, certamente sì, e sempre tutte le impostazioni che Ecco, l'unica cosa che non ci ha, sono nei che non normali. ha e che invece sarebbe utile, che non può impostare una Ah, destinazione intermedia. sì, è Se vero. io devo andare a Milano e parto da Lugano, devo mettere Milano come destinazione finale, ma se io volessi passare prima non da Como, ma da Varese, non lo posso fare. Dovrei mettere Varese, poi quando arrivi a Varese, Varese, Milano. Quella Sì. sarebbe una cosa Sì. che la dovrebbero. Implementare, Sì, in sì. effetti sarebbe comodo. Quanto costano i supercharger in Svizzera? Il costo è il medesimo che in Italia, ovviamente in franchi, quindi Sono 30 sono centesimi di franco e quindi al cambio al sono 20 centesimi. A oggi sono 27-28 centesimi di di euro. euro. E quindi questo è. Io adesso mancano pochi minuti a un'ora di diretta. Aspetta che Antonio. Cioè, Ah. cosa vuol dire che non si può scegliere il percorso? Sì, allora, si può scegliere. Ovviamente, quando si fa una destinazione, Tesla imposta sempre, come anche Google Maps, come tutti. Percorso più breve, percorso più veloce. Poi, dalle impostazioni, si possono evitare le strade a pedaggio e... Qual era la domanda di prima che ci fa? Se si poteva evitare? Ah, le ZTL, quelle no, non ho risposto No, perché non ci poi ho detto sono, le quelle non sono ZTL no, segnate. ma neanche su Google Maps, cioè se fate vi fanno passare almeno a Parma. Se io devo andare da casa nostra all'ospedale, ci fanno passare dai viali, Sì, non ci fanno passare dal centro. anche perché è normale che No, le Z. Antonio, su questo ti smentisco. No, non c'è l'opzione percorso più breve perché Tesla imposta di per sé il percorso più breve. Quindi cioè, quello è in automatico, ma come tutti i navigatori, per quello. Quindi, Sì, forse non so se qualcosa, magari percorsi intendete altri, panoramici. ecco, non so magari se magari intendete, no? Se voglio fare un percorso panoramico, non Panoramico, con le è come le autostrade. ZTL, Allora normale che le no. ZTL non te le menziona perché è la ZTL, per entrare in ZTL sono previste certe autorizzazioni, quindi Sì, lui no, non ma ti fa, infatti. non ti calcola il percorso per passare in una zona che ci può passare solo determinate Determinato. persone con determinate autorizzazioni. Adesso io visto che siamo ad un'ora ormai, vorrei concludere con questo video, penso si senta anche l'audio, non lo so, dell'accelerazione, che è veramente qualcosa di incredibile.
con l'accelerazione del Tesla Semi, il camion di Tesla. Questa era la presentazione ufficiale. Ecco, questa è fantastica. Guardate qua, un camion che si mette sulla strada. Guardate che accelerazione. C'è un tiro. Bueno, algunas modificaciones se muestran al final del video, pero les voy a dar algunas otras que quizás no se entienda. Bueno, la autonomía es de 480 kilómetros a 800 por carga. Ecco, e poi c'è ¿Quieren l'ultimo. verla? By itself or with a Bueno, espero trailer. que les guste el Now, video at y 80,000 disfruten. pounds max gross vehicle weight, so that's the most amount of weight you can carry on a US highway. This is the real-time acceleration of a Tesla semi. Insomma, siamo curiosi di vedere la Tesla Model Y, siamo curiosi di vedere il Tesla Cybertruck e siamo anche curiosi di vedere questo grandissimo camion che ancora non so se arriverà in Europa, perché credo di sì, però non so, essendo un veicolo. Essendo i camion in Europa differenti rispetto al mercato americano, però fatto sta che non vediamo l'ora di vedere dal vivo tutto, specialmente Model Y. Alessandro concorda con noi, fantastico il semi, è assolutamente fantastico. E anche noi non vediamo l'ora di vederlo. Poi abbiamo Patrizio, aspetto la Battery Day dove Elon farà nuove notizie sulle batterie. Ho Lo letto un aspettiamo anche articolo noi oggi di... perché quello è davvero sì. sarà se tutte le anticipazioni saranno rispettate, sarà una grande novità è una grande spinta verso l'elettrico, che speriamo il coronavirus non arresti. Sergio, bravi, grazie. Grazie. E con questo noi vi salutiamo per questa sera e insomma, sto scrivendo qualche nuovo video. La nuova serie di video sulla guida all'elettrico per tutti. E niente, buon weekend e alla prossima. E seguiteci sui social, mi raccomando. Vi aspettiamo lì. Ciao a tutti, Ciao. buona serata, ciao.